Qua è safe dalla postazione di Imperia. In questo momento sto lavorando ad alcuni passaggi fra strofa e ritornello e ritornello e strofa. Questo, ad esempio, è un passaggio che ho fatto fra la strofa e il ritornello di questo beat trap. Sono andato per prima cosa a bounceare in audio queste regioni MIDI per poterle poi andare a tagliare in questo modo qua. Ho fatto lo stesso identico taglio su tutte le regioni con uno speed up finale e il risultato, diciamo, di questo taglio è questo. Non lo so, credo che quando lo scoprirò in senso definitivo non lo dirò a nessuno. Noi facciamo uscire su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Facebook, Instagram, Shazam, qualsiasi piattaforma. Sicuramente ci sono delle differenze. Diciamo che la più diffusa è ovviamente Spotify, che ha 159 milioni di iscritti, dato del 2018, e paga più o meno 0,004 euro a click. Per farvi capire, Tidal paga tre volte tanto, però ha solo 4 milioni di iscritti rispetto ai 159 milioni di Spotify. Apple Music paga quasi due volte di più e ha 36 milioni di utenti, mentre YouTube, che ha 1 miliardo di utenti, paga fino a 6 volte meno di Spotify. Quindi sicuramente ogni piattaforma ha standard differenti. Ovviamente tutto dipende da quanti utenti ci sono ad ascoltare su quella piattaforma. Quindi quello che consiglio è sempre di caricare su tutte le piattaforme disponibili, perché ci sono magari digital store magari meno considerati come Team Music, che però sono utilizzati da tutta una serie di utenti, tipicamente italiani, che hanno Team Music magari gratuitamente sul proprio telefono e quindi hanno possibilità di ascoltare la vostra musica. Idem, utenti Amazon, utenti Apple, utenti di qualsiasi tipo. Un'ulteriore differenza è la qualità dell'ascolto. Tidal o Tidal ha una qualità più alta, anche Apple Music ha una qualità più alta di ascolto rispetto a Spotify, che tra l'altro ha la possibilità di alzare o abbassare la qualità di ascolto in base all'utilizzo dei dati. E anzi, Tidal ha proprio come dire, lanciato, ha proprio fatto della qualità musicale la sua bandiera, quindi cambiano anche gli standard di ascolto assolutamente. Un'ultimissima considerazione da fare sono le piattaforme che non pagano, prendo ad esempio Instagram e TikTok, che non pagano direttamente l'ascolto della canzone, ma sono molto utili per quello che è il discorso promozionale e di diffusione del prodotto. Quello che vedete è un progetto piuttosto snello ed è il progetto del prossimo open space che uscirà, che è quello di Lumi. Si tratta di un'unica traccia, è stato registrato molto homemade data la situazione di quarantena che ovviamente stiamo vivendo, ma nel mantenere, diciamo, la vividità del format è stata fatta una bella registrazione live di piano e voce, poiché siccome la registrazione era fatta in stereo, ne volevo avere una copia che suonasse unicamente in mono per poter gestire meglio la centralità del suono, la sua stereofonia. Quindi vedete due tracce che sono perfettamente uguali, duplicate, ma ovviamente con effettistiche e trattamenti completamente diversi. Faccio sentire uno stralcio. La vita è un'altra cosa, non è social. Vorrei tornare indietro, tipo ancora prima che facevo finta di nulla anche quando stavo cadendo davvero nel fango e scrivevo mille messaggi, mille paesaggi, mi chiedevo quando avrei riempito questi bagagli un po' prima di te, e un po' prima di te. Raga, i membri dell'RKH io fondamentalmente me li ritrovo in studio e me li presentano lì, quindi a parte la vecchia guardia come Andrea Dipa che conobbi nel, non mi ricordo neanche più in che anno, in un vecchio studio di registrazione, Roby che conobbi a un MTV Digital Days, mi sembra una roba del genere, nel 2014, madonna quanti anni che sono passati, tutti gli altri mi sono trovati tutti in studio, così, ma vi dirò di più.
L'aneddoto più interessante è abbastanza recente, quando abbiamo conosciuto i ragazzi di RKH Meme che si sono presentati alla partita di calcetto con le maschere, cioè quello high level. Ognuno l'ho conosciuto in modo molto diverso, in diversi momenti, periodi storici diversi. Io e Andrea ci siamo conosciuti tanto tempo fa, io e Smilzo ci conosciamo tutta la vita. Andrea l'ho conosciuto in una sala prove, lui era piccolissimo, cantava, e da lì per motivi vari abbiamo deciso, io gli davo un po' di lezioni di chitarra gratuitamente perché così mi stava sempre addosso, e da lì non abbiamo mai più smesso di lavorare insieme. Poi dipende da ognuno. Roberta ad esempio l'ho conosciuta durante un videoclip, un video di Jack e lo Smilzo del 2017. Ci siamo trovati, incontrati in questo, questo in Piazza Peyron, e da lì abbiamo iniziato ad andare ogni tanto al cinema insieme. Poi l'anno scorso mi ha detto se voleva lavorare con noi e così via. Roberto Chetti l'ho conosciuto per un amico in comune che me l'ha presentato dicendo che lui ha un piccolo studio di registrazione, se volete mettervi insieme a lavorare. Melis ci segue da tutta la vita, quindi per una cosa o per un'altra ad un certo punto si è infilato, ha chiesto ad Andre di andare a vedere un concerto di Justin Bieber di cui aveva i biglietti insieme, sono andati insieme, è tornato e me lo sono ritrovato in studio indissolubilmente. Edoardo Massaglia suonava con Rage come chitarrista, mi serviva qualcuno che suonasse, che mi desse una mano con le chitarre per il disco di Blue, e quindi eccoci qua. Insomma, ognuno ha una storia tutta sua, se bisognerebbe entrare più nello specifico, chiedere in particolare qualcuno. Questa settimana sto organizzando dei casting per dei clienti, per futuri video. Mi sto occupando anche della parte estetica come trucco e outfit, e sto anche organizzando un nuovo podcast di Uomini vs Donne su un argomento che mi interessa molto, infatti abbiamo invitato anche degli esperti. Questa è veramente una domanda del cazzo, lasciatemelo dire. È proprio una domanda che personalmente non farei, nel senso che chi si impone dei limiti così banali, così piccoli, non riuscirà mai a, secondo me, a mio avviso, ma non lo dico come critica, ma anche un po' come consiglio volendo. Non, come abbiamo fatto, forse non chiedendocelo mai, appunto. Abbiamo sempre capito e ci siamo sempre resi conto che era importante spendere soldi, i più soldi possibile, per avere risorse umane, perché ci siamo resi conto che era importante riuscire a mettere insieme più persone possibili e riuscire a darci il più possibile, perché dandoci il più possibile agli altri, dando più possibilità concrete al team, avremmo ottenuto maggiori risultati, e così è stato. Quindi come facciamo a fatturare così tanto da avere un team così grande spendendo un sacco di soldi per il team? Perché ti ritorna indietro tutto. Allora, il progetto Sampling Touring nasce una mattina, praticamente stavo andando in studio prima che ci fosse tutto questo tran tran della quarantena. Avevo in cuffia un pezzo di Genix X, bellissimo, Loud Place si chiama, e mi guardavo intorno e vedevo una città completamente differente rispetto a come la viviamo o come eravamo abituati a viverla. E allora ho chiamato Jack e ho detto: secondo me qua è il caso di approfittare della situazione, o meglio, qua è il caso di prendere in mano la camera e riprendere quello che stiamo vivendo, perché ci è sembrato d'obbligo alla fin dei conti dover riportare, dover riprendere, documentare quello che stavamo vivendo, cercando di dare, come dire, una nostra parola all'interno di questa situazione.
e di conseguenza Jack poi ha prodotto la traccia, quindi andando a fare il sample in giro dei suoni che trovava. È stato interessante perché mai avremmo pensato che avremmo girato a Torino un episodio di sampling, per il semplice fatto che è la città in cui viviamo, quindi siamo sempre stati abituati a vederla in un modo, essendo nati e cresciuti qui. Che arriva a un certo punto, cioè è arrivato un giorno in cui ti svegli e la città era completamente diversa rispetto a come eravamo abituati a vederla. Questo, speriamo tutti, è l'ultimo forse Insider KH che vedrete non in studio. Dovremmo tornare alla più o meno normalità, credo, prima o poi. Questo è quello che ci auguriamo, credo, un po' tutti. Questa settimana stiamo facendo tutta una serie di considerazioni per capire come ripartire. Io sono ufficialmente partito con la produzione di quello che spero sarà il mio, tra virgolette, album di produzioni, che sinceramente mi sta mettendo non poco in difficoltà, come ogni volta che inizio una cosa di questo tipo. Un album in generale, passo il primo periodo a domandarmi che cosa dovrei esattamente fare. In realtà questa volta un po' meno, me lo sono domandato un po' meno, nel senso che so più o meno che cosa devo fare, cosa voglio ottenere, però mi sto chiedendo se poi riuscirò ad ottenere esattamente quello che spero. Quindi insomma, per ora sto producendo. Oltretutto ho ricominciato a fare una serie di video miei personali che metterò sul mio canale, per cercare di parlare di produzione piuttosto che di cose che possono servirvi, esservi utili, esserci utili a tutti da un punto di vista più, che ne so, ho fatto un video ad esempio su Spotify, su come funziona Spotify in collaborazione con iMusician, che è questa guida che ho trovato insieme a Roberto Chetti, o meglio che ha trovato Roberto Chetti, di cui mi ha parlato, che si spiega molto bene come funziona e cosa bisognerebbe fare per riuscire a ottimizzare i propri risultati su Spotify. Quindi vediamo che cosa succede. Parto dal presupposto che non c'è una vera e propria risposta universale a questa domanda. Ovviamente quelle che sono le caratteristiche di un ottimo microfono possono essere valorizzate al meglio da un'ottima scheda audio. Io, per rispondere a questa domanda, farei questo esempio qua. Se mi venisse dato un budget e per qualche strano motivo mi venisse imposto di scegliere se comprarmi un ottimo microfono con una mediocre scheda audio oppure un'ottima scheda audio con un microfono mediocre, io sceglierei di avere un ottimo microfono con una scheda audio mediocre, per il semplice motivo che avendo un microfono mediocre, pur abbinandolo a una scheda audio ottima, io non avrò mai una resa sonora soddisfacente e degna di un microfono invece ottimo, seppur abbinato a una scheda audio mediocre. Dipende molto dal tipo di sceneggiatura che decidiamo di andare a fare, e sicuramente il fattore tempo è influenzato tantissimo dalle location. Più una sceneggiatura ha location, e più si allungano i tempi sia di ricerca che di riprese effettive. E questo perché solitamente non facciamo mai più di un paio di location al giorno, un paio proprio se sono abbastanza semplici, perché richiedono veramente una grossa preparazione a livello fotografico, e quindi ovviamente più location abbiamo, più giorni di ripresa sono da preventivare. Quindi sicuramente quello. La produzione, siamo io e Elsa, tendenzialmente ci smezziamo un po' i compiti, io mi occupo un po' più di quello che sono le location, lei per quanto riguarda invece i costumi, il make up, la cosa un po' più il lavoro un po' più sull'attore, o comunque ci occupiamo della ricerca di comparse, di queste cose qua.
Diciamo che in media almeno un paio di settimane bisogna preventivarle per la preparazione, almeno, ma dipende tutto dalla complessità della sceneggiatura. Provando a fare una sorta di suddivisione, a livello di organico, quindi coloro che si occupano della realizzazione di video, produzione video, parte audio, grafiche, parte amministrativa, ufficio stampa e parte editoriale, siamo all'incirca 16. All'interno del conteggio ovviamente facciamo rientrare anche gli 11 artisti con i quali collaboriamo a livello di etichetta discografica, e poi ci sono alcuni collaboratori esterni, ad esempio chi ci ha realizzato la colonna sonora dei nostri cortometraggi piuttosto che gli effetti speciali, per arrivare ad un totale di all'incirca 30 persone. Questo numero è abbastanza consistente ad oggi, tuttavia l'intenzione è quella di aumentare sempre di più i prodotti che realizziamo, la qualità soprattutto e ovviamente anche il numero delle persone. Dicendo questo mi ricollego un po' a quella che è la seconda domanda, ovvero è possibile entrare a far parte del team? Essendo l'obiettivo finale quello di diventare una realtà molto grande che produca dei prodotti di livello, ma soprattutto una vasta gamma di questi, il numero deve necessariamente aumentare. Quindi sicuramente la risposta a questa domanda è sì, anche se non sono poi io a prendere la decisione finale, però l'obiettivo è proprio quello di avere un team di persone motivate, volenterose, che abbiano una forza e una grinta fuori dal comune, che si differenzino dalla massa e abbiano sempre idee nuove, voglia di fare, di lavorare, di impegnarsi. Per tutti quelli che magari vogliono provare a mandare una sorta di candidatura o magari hanno una nota creativa che vogliono provare ad esporre mandandomi ad esempio dei portfolio, se si tratta di grafici piuttosto che videomaker, potete contattarmi sul mio profilo Instagram in privato e sicuramente queste candidature, le più interessanti, le più accattivanti, le più motivate soprattutto, verranno poste poi alla valutazione dei boss. E perché no, se c'è modo di poter crescere e aumentare sempre di più le nostre competenze, è sicuramente un valore aggiunto per la realtà. No, assolutamente no, nel senso che comprare visualizzazioni significa pagare, mettere dei soldi per far sì che degli account bot si attivino e visualizzino, insomma, in automatico il videoclip su YouTube. In questo caso si può fare anche in altre piattaforme, quindi non c'è effettivamente una persona reale che visualizza il brano, c'è un aumento del contatore, delle visualizzazioni, ma non c'è nessuno che effettivamente scopre il tuo brano. La sponsorizzazione invece, vabbè, dipende dai dispositivi, tipo su Instagram metti un budget per assicurarti una copertura, quindi che il tuo prodotto, che sia una foto, una canzone, insomma qualsiasi cosa, compaia nella home, nelle stories di X persone. Dopodiché è ignorabile, nel senso che tu il budget lo metti per la copertura e non per l'interazione. Su YouTube invece tu paghi per la visualizzazione, nel senso che se la gente non clicca non ti preleva il budget, quindi hai un CPV, appunto, che è un costo per visualizzazione. E quella è promozione, non è come comprarsi le visual, perché effettivamente sono persone reali che cliccano l'inserzione e vanno a visualizzare la tua canzone. È come mettere un manifesto per strada, un cartello, no? Dove la gente può guardare quello che proponi, poi può piacere oppure no. Quindi anche in quel caso si può assicurare la visualizzazione, ma non il tipo di interazione. Può esserci un commento positivo, negativo, un iscritto. Poi ci sono molte interazioni, ecco, quello dipende dal tipo di gradimento del pubblico, ma c'è un'enorme differenza tra il comprare le visualizzazioni e invece fare pubblicità. Il fatto che nessun membro del team si prenda troppo sul serio, e quindi permette che in studio, quarantena permettendo, ci sia un'atmosfera leggera e non pesante, classica da lavoro, e che quindi potendo scherzare l'uno con l'altro si possa andare avanti a lavorare più delle classiche 8 ore, dei lavori normali, diciamo, perché noi non facciamo mica un lavoro tanto normale. Però senza sentire lo stress, perché sostanzialmente lavori divertendoti, questo è il segreto. Quindi forse il fatto che dentro RKH si rida tanto mi, mi,
cosa che mi piace di più. Come potete immaginare, la risposta a questa domanda, o almeno per quanto mi riguarda, è che non esiste un segreto. Esistono diversi aspetti da considerare in fase di registrazione che portano a risultati differenti. Diciamo che i due aspetti da considerare per una registrazione sono: che cosa mi serve fisicamente per ottenere una registrazione ottimale, e quali sono le procedure che posso utilizzare e i trick per migliorare quello che è poi l'inciso. Siccome è un argomento abbastanza esteso, magari lo dividerò in due parti e ora mi concentrerò sulla prima parte, sul primo aspetto, quindi che cosa mi serve fisicamente per registrare. Per registrare dobbiamo tenere conto di due fattori. Primo, la catena hardware che andiamo ad utilizzare per effettuare l'incisione, e il secondo è l'acustica dell'ambiente in cui andiamo ad incidere. I tre elementi della catena hardware principali che ci servono sono tre: il microfono, il preamplificatore microfonico e la scheda audio che digitalizza il segnale. Per quanto riguarda il microfono, è difficile segnare una linea tra cosa è meglio e cosa è peggio. Ci sono sicuramente microfoni top di gamma e microfoni, insomma, di fascia media e bassa. Ma in realtà il microfono presenta di per sé una scelta piuttosto soggettiva. I microfoni fondamentalmente differiscono per il tipo di timbro e di colore che vanno a dare alla nostra voce. Sicuramente microfoni con componenti migliori e più costose permettono di avere un suono tipicamente o con un colore più gradevole, oppure più puliti, più flat, come si dice, con una risposta in frequenza più lineare possibile. Sicuramente però, a seconda del genere, della situazione, della voce che andiamo ad incidere, dobbiamo valutare qual è il microfono più idoneo per ottenere un certo tipo di risultato che noi reputiamo gradevole per quel contesto, per quel tipo di brano. Il secondo elemento, il preamplificatore microfonico, è secondo me uno degli elementi più sottovalutati, soprattutto per chi registra in situazioni di home recording. Tipicamente chi registra a casa, in situazioni casalinghe, prende il microfono e la scheda audio, che per inciso contiene già in realtà un proprio preamplificatore. Non è che lo stadio di preamplificazione non c'è, ma nella maggior parte dei casi, siccome lo scopo principale della scheda audio non è tanto quello di preamplificare quanto più quello di comunicare col computer, il preamplificatore di solito non è di qualità particolarmente eccelsa. Il preamplificatore microfonico diventa a questo punto essenziale per poter tirar fuori davvero le qualità e il colore del microfono. Quando viene a mancare il preamplificatore microfonico, si sente comunque la voce che è abbastanza spenta. Secondo me vale davvero la pena, per chi vuole avere un'ottima catena hardware da registrazione, investire per bene sul preamplificatore microfonico, se necessario anche più che sul microfono e sulla scheda audio, perché credetemi, è veramente veramente importante per riuscire a tirare fuori davvero quella brillantezza e le caratteristiche più belle che ci può dare un microfono o una voce. Il terzo elemento è la scheda audio. Il compito principale della scheda audio è quella di prendere il segnale sonoro e comunicarlo al computer, effettuando quella che viene chiamata la conversione da analogico a digitale. Anche effettuare una traduzione corretta permette di avere meno perdita possibile di informazione nel passaggio da analogico a digitale e riuscire a preservare il più fedelmente possibile ciò che abbiamo in uscita dal preamplificatore. Quindi sicuramente è un elemento comunque importante, e conviene avere comunque una buona scheda audio che riesca a effettuare bene questo lavoro di traduzione. L'altro fattore essenziale per una registrazione è l'acustica della stanza. Di norma, quello che noi vogliamo ottenere in una registrazione è la voce più asciutta possibile, con meno riverbero della stanza possibile, perché vogliamo andarlo poi noi a ricostruire in fase di mixaggio per adattare il meglio la voce al brano e al contesto in cui l'andiamo a inserire. Avere una stanza che è trattata male a livello acustico e che quindi durante la fase di incisione agglomera tanto riverbero oltre alla voce, non ci permette di avere sufficiente versatilità in mix e saremo costretti a risolvere problemi sulla voce snaturandola in un certo senso, non riuscendo a tirar fuori davvero il colore che vogliamo, a mio avviso. Vi dirò di più: da un certo punto di vista
il trattamento acustico diventa quasi molto più importante anche della catena hardware. Ovvero, probabilmente otterreste un miglior risultato registrando in una stanza trattata molto bene a livello acustico, in cui il suono viene assorbito e diffuso correttamente secondo uno studio, utilizzando anche una catena hardware mediocre, diciamo, piuttosto che utilizzare una catena hardware di alta gamma ma in una stanza che non è assolutamente trattata in maniera acustica, perché in quel caso cattureremmo molto bene un suono che però sarebbe completamente pieno di riverbero, probabilmente non voluto, e che in fase di mixaggio ci creerà un sacco di problemi che dovremo andare a risolvere e che non risolveremo comunque totalmente ma solo parzialmente, e non otterremo comunque mai effettivamente la voce che vogliamo ottenere, anche in riferimento ai brani che sentiamo suonare, che ci piacciono di più, che probabilmente sono stati incisi in delle sale di incisione trattate molto bene a livello acustico. Sperando di essere stato utile con questi consigli su cosa serve per effettuare una registrazione, eventualmente in una seconda parte parlerò poi meglio di alcuni trick e di alcune procedure che possono essere utilizzate per ottimizzare al meglio la registrazione che andiamo a fare, anche magari a seconda dell'elemento che andiamo a registrare. Un saluto da FEX e a presto!